questo mestiere, io che l'ho scelto tanti anni fa, dico che è il mestiere più bello del mondo. Desidererei e comincio a vedere che anche i giovani oggi si stanno riavvicinando al nostro mestiere. Il fatto di poterlo non farlo solamente alla scuola, ma nei luoghi dove noi viviamo, beh, insomma, è una cosa bellissima, no? Unisci la presenza dei giovani al fatto di queste, in questo caso vediamo un ponteggio, ma poi nel nostro mondo c'è di tutto e di più. Beh, quello che credo che sia una speranza anche nel futuro, anche perché le nostre città, i nostri ambienti hanno bisogno di manutenzione, hanno bisogno di ristrutturazione, hanno bisogno di tante cose, hanno bisogno di mani sapienti che sappiano fare le cose, come è stato nella nostra grande storia. Edilizia sicura! Oggi siamo qui in Piazza Maggiore per il progetto Cantiere Scuola e nello specifico Su e Giù per il Nettuno. Sì, è un'iniziativa che si stacca da un progetto formativo che facciamo da qualche anno con le scuole a indirizzo edile ed agrario. E questa mattina ci saranno una ventina di ragazzi e studenti che scenderanno al di fuori del ponteggio in completa sicurezza, legati con una doppia fune di trattenuta. E seguite dagli istruttori della società Galileo, arriveranno da sopra 5-6 metri di altezza fino a terra. Come è nato questo progetto? Ma è nato qualche anno fa pensando a come doveva evolversi l'azione di promozione della sicurezza che l'ASL faceva nelle scuole. Da interventi a spot sporadici di qualche ora fatti in una classe, siamo passati a un percorso più articolato su 3 anni di intervento con una ventina di ore di lezioni sulla sicurezza, ma lezioni in senso lato, perché in questo progetto i ragazzi fanno attività di teatro, fanno delle situazioni di role play, fanno delle esercitazioni su materiali audiovisivi, qualcosa che va oltre alla formazione minima che i ragazzi devono avere sulla sicurezza sul lavoro e che va oltre anche la normale lezione frontale in cui si trasmettono soltanto delle conoscenze. Ma l'obiettivo di questa mattina è far vedere che si possono fare in tutta sicurezza anche le operazioni più pericolose. Cioè, questa cosa qui, se fosse fatta senza criterio, senza studio, senza preparazione, sarebbe pericolosissima. Invece abbiamo dei professionisti che istruiscono i ragazzi, gli danno le attrezzature giuste. È una situazione pericolosa in cui il rischio è tenuto assolutamente sotto controllo. Questo è il senso, far vedere che si possono fare anche queste cose qua. In questa splendida giornata in Piazza del Nettuno stiamo accompagnando dei ragazzi delle scuole in un'attività in quota che è riconducibile all'attività tipica dei lavoratori su funi. Si tratta di lavori che vengono svolti in verticalità, con l'operatore che ha una configurazione di assetto anticaduta dotato di una doppia fune, una fune di lavoro e una fune di sicurezza, che permette di svolgere una serie di attività molto trasversali che vanno dal settore dell'edilizia alle attività che vengono svolte per le potature in alberi a grande altezza oppure ai disgaggi in quota nelle fiancate dei lavori autostradali o ferroviari. È un'attività tipica per cui è necessaria una formazione di 32 ore con una parte di pratica notevolmente, cioè di addestramento pratico di una certa importanza che permette ai lavoratori di muoversi in modo autonomo in verticalità, che è una delle condizioni più delicate delle attività in quota. Quanti ragazzi avete messo alla prova? Alla fine della giornata arriveremo a far calare circa una ventina di tra ragazzi e ragazze. E la loro reazione qual è? Ma diciamo che per chi ha già avuto qualche esperienza di albering, di parchi avventura, è evidentemente più semplice, perché la sensazione iniziale di trovarsi nel vuoto per chi non l'ha mai provata evidentemente è un ostacolo. Però sono giovani e reagiscono molto bene. Un po' di incoscienza. Un pochino di incoscienza, ma gli abbiamo spiegato i sistemi prima, glieli abbiamo fatti sperimentare, li accompagniamo passo passo, per cui direi che è un'incoscienza governata e premiata. E questi 20 come sono stati scelti? Ma sono stati selezionati all'interno dei percorsi scolastici dai professori, innanzitutto prima tra quelli che sono proposti come volontari e poi è stata la scuola a dire l'ultima parola. Edilizia sicura! È un progetto, questo della scuola al cantiere, che noi ormai abbiamo iniziato da circa 5 anni. E che prevede appunto una formazione per i ragazzi che
frequentano gli istituti a indirizzo prevalentemente edile agrario, per accompagnarli con una formazione sulla sicurezza prima dell'ingresso nel mondo del lavoro. E INAI partecipa a questo progetto, che è un progetto della ASL, in collaborazione con INAI sin dal principio, sino dai primi anni. È un progetto a cui INAI ha creduto molto bene, perché INAI, a cui sono state demandate delle funzioni di cultura della sicurezza nelle scuole, ha molto a cuore il discorso della formazione anche tecnica dei ragazzi. E questo progetto è un progetto che fin dall'inizio è partito bene, che ha raccolto un sacco di adesioni anche rispetto ai ragazzi, ed è un progetto che piace molto perché affianca una parte teorica, una parte pratica che ha molta presa sui ragazzi e che risulta interessante per come è strutturato nel proprio insieme. Presidente Mazza, l'IPLE oggi protagonista in Piazza del Nettuno. Siamo molto contenti di partecipare al Festival della Cultura Tecnica. Come scuola, come sapete, noi scuola di professionali di laboratori edili, facciamo corsi di formazione per le maestranze che lavorano nell'edilizia, e oggi, ormai da qualche anno, per i giovani che si vogliono avvicinare all'edilizia, che fanno scuola superiore da noi. Noi abbiamo dei laboratori in cui le cose che vediamo oggi le facciamo nei laboratori, ma oggi siamo in mezzo alla gente della nostra città con una gioia incredibile, visto anche il pubblico che ci viene a vedere. Questo credo che sia un messaggio molto importante. La cultura tecnica fa parte della nostra storia, noi la dobbiamo recuperare con un occhio di grande attenzione nei riguardi dei giovani, che vediamo che volentieri si riavvicinano a questo che è un mestiere nelle varie articolazioni, uno dei mestieri più belli e più vecchi del mondo. Oltretutto si incrocia con questi anni nei quali una crisi molto importante del nostro settore aveva fatto un po' allontanare, no, la passione. Vi dirò che anche nella nostra scuola avere oggi i giovani è servito anche a quelli che non sono giovani per rinverdire la passione in questo settore, perché nei ragazzi vedi proprio questo desiderio di essere spugne di apprendimento e di entusiasmo. Nel tempo l'esperienza della vita ti dà la capacità di fare, ma a volte ti fa perdere un po' l'entusiasmo. Con i giovani a fianco riprende anche l'entusiasmo. È un'iniziativa che noi abbiamo caldeggiato insieme all'ASL, insieme all'INAI di Bologna, per portare i ragazzi degli istituti tecnici del nostro territorio a dimostrare come si può scendere in sicurezza da un ponteggio. I ragazzi hanno fatto nel corso di questi anni i corsi sulla sicurezza presso la scuola edile e anche presso i loro istituti, e oggi hanno avuto modo di dimostrare di aver compreso anche delle tecniche di discesa che non sono usate normalmente se non in qualche occasione, però di aver capito soprattutto il concetto, cioè che bisogna lavorare in sicurezza per sé e per gli altri. Lei è abituato a stare in mezzo ai ragazzi, la emoziona particolarmente vederli calati da un cantiere importante come quello del Nettuno? Sì, devo dire che vedere l'edilizia in centro alla piazza che ovviamente è stata costruita da edili, piazza che è mantenuta e restaurata sempre da imprese del nostro settore, fa sì che si possa parlare anche con i ragazzi, soprattutto con i ragazzi, di uno dei settori più importanti dell'economia, non solo del nostro paese. Ed è anche un modo per parlare poi di Bologna. Sì, la scuola edile di Bologna ha nel 2017 70 anni, cioè è stata fondata nel 1947, e quindi appena finito il secondo conflitto mondiale le categorie, cioè gli imprenditori e i sindacati, hanno dato vita a una scuola per ricostruire il paese, per formare le maestranze, per ricostruire il nostro paese. Noi siamo assolutamente radicati in questa città che è sicuramente una delle città più belle d'Europa, quindi portare l'edilizia in piazza vicino al Gigante, vicino alla Piazza Maggiore, è per noi motivo d'orgoglio. Nearly Zero Energy Building, che vuol dire sostanzialmente edifici ad energia quasi zero. Che cosa significa? Si tratta di edifici tutto sommato non tanto diversi da quelli che siamo abituati a vedere, specialmente negli ultimi anni, che utilizzano le varie tecnologie possibili per risparmiare energia e diventare in questo modo
un peso minimo, se non appunto prossimo allo zero dal punto di vista energetico, cioè edifici che consumano poco, che sono quasi indipendenti, che qualche volta attraverso vari sistemi tecnologici producono anche buona parte dell'energia di cui hanno bisogno. E questo significa appunto azzerare quasi il conto dal punto di vista energetico. Un edificio non grava sull'ambiente da questo punto di vista. Unendo i nostri sforzi, potremo ridurre ancor di più il numero dei morti sul lavoro. Edilizia sicura! Ecco, questa è una tipologia di imbragatura di alto livello. Tra le imbragature più performanti che possiamo avere nel nostro settore, è un'imbragatura completa dotata sia di cintura di posizionamento, che permette di mettere l'operatore in condizione definita proprio di posizionamento quando si rimane staticamente in una posizione a lavorare, ad esempio quando operiamo su una scala, ad esempio quando operiamo su un traliccio, tipica degli operatori della telefonia, ad esempio anche delle operazioni in un cantiere tipicamente di montaggio e allestimento di una gru, in cui troviamo una cintura di posizionamento dotata di punti di ancoraggio di posizionamento che permette appunto di fare questo tipo di manovra statica. Nella stessa cintura, appunto una delle più complete che sono presenti sul mercato, troviamo anche un punto di ancoraggio sternale, sempre di tipo anticaduta, contraddistinto dalla indicazione A, che troviamo anche stampigliata attraverso una fettuccina cucita nella struttura della cintura, come anche troviamo un punto di ancoraggio dorsale con questa piastra di plastica che ne contraddistingue la tipologia, sempre anch'esso con questo punto di ancoraggio metallico anticaduta. L'imbrago si distingue in una parte superiore che sono gli spallacci, una parte inferiore dotata dei gambali e dell'eventuale seggiolino posteriore. Per parlare di un sistema anticaduta dobbiamo sempre ricordarci che esistono tre elementi di base: il punto di presa sul corpo, che è la cintura, l'imbragatura di cui abbiamo già parlato, un punto di ancoraggio che può essere una struttura, un punto di ancoraggio fisso, un altro sistema creato apposta, e poi un sistema di collegamento. I cordini, così definiti, sono proprio questo sistema di collegamento che permette di collegare l'operatore al punto di ancoraggio e rendere la azione sicura, cioè avere un punto certo a cui collegarsi. Sono tutti sistemi che hanno delle norme tecniche di riferimento che ne definiscono le caratteristiche e come tali danno anche delle indicazioni sulle caratteristiche stesse di questi dispositivi. Uno dei cordini più frequentemente usati è il cordino di posizionamento, è tipico del lavoro su scale o su traliccio. È costituito da un unico sistema senza dissipatore di energia. Dopo vedremo invece il doppio cordino che ci permette di fare delle operazioni di altro tipo con un dissipatore di energia. Questo invece è un sistema statico, cioè non ci si deve trovare in condizioni di potenziale caduta libera nell'utilizzo di questo sistema. È composto da una pinza di ancoraggio, un moschettone che viene utilizzato per collegarsi al punto di posizionamento sull'imbragatura. Prima parlavamo del cinturone di posizionamento, proprio il punto dove viene collegato il moschettone, e questo è uno dei cordini statici con la possibilità di regolazione rapida. C'è una piccola frizione che viene utilizzata e azionata manualmente dall'operatore per allungare o accorciarne la distanza a seconda della posizione che deve essere assunta dal lavoratore stesso nel momento in cui opera e trovare la posizione più comoda possibile. Questa è la sua funzione. Un tipo di cordino invece di collegamento diverso dal cordino di posizionamento è il doppio cordino. Il doppio cordino anticaduta si contraddistingue innanzitutto dalla presenza del dissipatore di energia, che è questo piccolo manufatto costituito da una fodera in tessile o in polietilene che si trova nell'immediata vicinanza del moschettone che deve essere collegato
prioritariamente al punto di ancoraggio dorsale o in alcune condizioni minori sternale, che è appunto il collegamento rispetto al sistema di presa sul corpo, cioè l'imbragatura. Il dissipatore di energia ha la funzione, in caso di caduta, di fare rimanere l'energia che viene sviluppata dalla caduta stessa rispetto al corpo dell'operatore nell'ambito di un limite di circa 600 kg, che è quello previsto dalle norme tecniche, per fare in modo che mediamente un operatore normodotato non abbia problemi dalla caduta stessa. Successivamente al dissipatore di energia troviamo una serie di anelli di collegamento e di ricuciture dei cordini, per poi finire e chiudersi in delle pinze di ancoraggio che ci permettono di fare le operazioni, ad esempio, di collegamento ai ponteggi, ai tralicci, alle strutture che vediamo anche si sta effettuando qui alla scuola alle nostre spalle. Il perché del doppio cordino è una delle ragioni fondamentali, perché a differenza del cordino di posizionamento che abbiamo visto prima, che è un cordino statico che non permette all'operatore di spostarsi dalla propria posizione di lavoro una volta che lui abbia raggiunto la posizione che necessitava, questo è un cordino che ti permette invece di fare delle manovre in quota, e la presenza di una doppia pinza e di un doppio cordino ti permette proprio lo spostamento tra un punto sicuro e un altro, questo sempre senza rimanere scollegato da uno dei due. Quindi si effettuano una serie di manovre che noi volgarmente definiamo attacca-stacca, cioè sono delle manovre conseguenziali in cui l'operatore può spostarsi rimanendo sempre in condizione sicura. Vi segnaliamo i seguenti corsi in partenza presso IPLE. Formazione di preposti alla sicurezza settore costruzioni a Teco F. Formazione particolare aggiuntiva, 8 ore dal 21 novembre 2016. Aggiornamento sulle norme di prestazioni energetiche degli edifici, 6 ore dal 23 novembre. Aggiornamento datori di lavoro con compiti di responsabile del servizio prevenzione e protezione, 14 ore da mercoledì 23 novembre. Formazione e addestramento all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta, 8 ore da mercoledì 23 novembre 2016. Addetto alla conduzione di gru per autocarro, 12 ore previste dal 24 novembre. Aggiornamento preposti alla sicurezza del settore costruzioni a Teco F, 6 ore venerdì 25 novembre 2016. La posa del cartongesso per disoccupati e cassi integrati, 80 ore a partire da lunedì 28 novembre. Dirigente gestione del rischio amianto, 50 ore da martedì 29 novembre. Aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 4 ore per aziende dai 15 ai 50 dipendenti a partire dal 30 novembre. Da mercoledì 30 novembre 2016 sono inoltre previsti diversi corsi per addetto alla conduzione di carrelli elevatori, carrelli industriali semoventi, sollevatori, elevatori semoventi, telescopici e rotativi e carrelli semoventi a braccio telescopico. Aggiornamento per coordinatore alla sicurezza, modulo 7, i costi della sicurezza, 8 ore, giovedì 1 dicembre 2016. Per informazioni su costi, posti disponibili e molto altro, si può consultare il sito www.edili.com alla sezione corsi.